Settimana scorsa, Apple ha presentato il nuovo iPhone 14, che è disponibile in quattro versioni differenti. La versione standard, quella Plus, quella Pro e quella Pro Max. Tutti aspettavano questo evento e infatti da venerdì scorso è possibile acquistarlo sul sito di Apple in preordine. E quindi molti di voi si saranno affrettati. Ad eccezione della versione Plus, che sarà disponibile dal 7 ottobre, le altre versioni di iPhone 14 saranno in vendita da questo venerdì. Quindi tutti i popoli del mondo questo venerdì potranno andare ad acquistare il nuovo iPhone 14. O non tutti. Perché c'è qualcuno che si oppone e lo scopriamo dopo la sigla. You can... 27. They did that. Free software. Benvenuti e ben ritrovati pinguini in questo nuovo video di FK Breaking News. Io come al solito sono Valerio e oggi parliamo della mirabolante storia dell'iPhone 14 che non sarà disponibile in tutto il mondo. Ma prima di cominciare vi voglio ricordare come al solito di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina, così non solo supportate il progetto FK ma non vi perdete i prossimi video che porterò su questo canale. Se siete nuovo di ritorno dovete sapere che comunque io pubblico 3 video a settimana. Perché no? Seguitemi su Instagram, qui troverete il mio tag, dove porto anticipazioni, foto del mio cane e tante altre belle cose che faccio durante la mia giornata quando non sto registrando video. Prima di iniziare, un momento importante off script. Sicuramente non vi siete persi la notizia della morte della regina Elisabetta II. Cos'ha a che fare questo col canale? Di per sé, con il canale in sé, non tanto. Però se avete visto i miei video precedenti, tra cui questo, avete sicuramente scoperto che io vivo nel Regno Unito e qua non si parla d'altro in questo periodo perché è un evento storico e magari ci voglio preparare un video, non il prossimo vlog, ma fra qualche settimana, quelli che sono i momenti storici che noi, almeno da quando sono in vita io, mi sono imbattuto. Però ancora su queste cose ci sto pensando, ma quindi bando alle ciance e iniziamo con la notizia di oggi. Il Ministero della Giustizia e della sicurezza pubblica brasiliano, perdonate il mio portoghese, ha bandito la vendita di iPhone 14 e non solo di quelli in tutto il territorio brasiliano. Questo perché? Non so se voi ve lo siete persi, penso proprio di no. Comunque Apple qualche anno fa ha deciso di togliere il caricabatterie dai propri scatoli quando viene venduto un nuovo prodotto, in questo caso iPhone. Questo non vuol dire che il cavetto non sia presente, ma solo il caricabatterie. Questo l'ha fatto per una questione ambientale. E come mossa che ha fatto Apple, personalmente io l'ho gradita. Soprattutto in un contesto, come dicevo nel mio primo Breaking News, che si sta andando verso la standardizzazione dei cavetti di ricarica verso USB-C e quindi comunque perché avere un caricabatterie quando ci sono altre alternative per caricare il proprio dispositivo. Al Ministero della Giustizia brasiliano questa cosa non va a genio, perché secondo loro vendere un prodotto senza il caricabatteria è come vendere un prodotto incompleto. Quindi questa cosa non va solamente per gli iPhone 14, ma anche i modelli precedenti che venivano venduti senza caricabatteria. E la storia non è neanche così semplice, perché il Ministero non si è solo limitato a dire Apple, tu non puoi vendere più prodotti senza carica batterie, ma gli hanno anche combinato una multa di più di 12 milioni di real, che equivalgono a più di 2 milioni di euro. E non sono bruscolini, anzi, sono soldi! Allora, dove è partita tutta questa storia? Io avevo il presentimento che questa storia partiva dal governo, perché sappiamo che l'attuale governo brasiliano è molto sensibile alle questioni ambientali, sicuramente. A quanto pare tutto parte dalla Senacon, equivalente del Codacons, però in Brasile, che già a partire dal fine del 2020 aveva denunciato Apple per questa storia dei caricabatterie. L'iter giudiziario è andato avanti finché adesso hanno sancito che non possono più vendere iPhone senza caricabatterie. E inoltre, qualora Apple continuasse a vendere i loro prodotti senza caricabatteria, ci saranno pene più severe. Qual è stata la risposta di Apple? Punto 1, Apple ha dichiarato che semplicemente loro faranno appello, e non è la prima volta che loro vengono in sede giudiziaria per questo motivo, perché già ci sono stati dei precedenti, ed è disposta anche a lavorare insieme al Senacon per trovare una soluzione al problema, anche perché Apple dice che i suoi consumatori sa benissimo che il dispositivo può essere ricaricato in altre maniere, non c'è bisogno propriamente del caricatore nella scatola, come per esempio la carica NFC come io ce l'ho qua. Ebbene, se ci saranno degli aggiornamenti, ovviamente come al solito ve lo farò sapere. Prima di concludere, fatemi sapere cosa pensate di questa storia. È giusto che un governo possa bandire un'azienda nel vendere i propri prodotti, non solo bandirla, ma anche fargli una multa piuttosto grossa perché manca il caricabatterie, mica è scritto nella legge che
bisogna mettere carica batteria. Fatemi sapere la vostra opinione nei commenti e se questo video vi è piaciuto mettete un like. Prima di lasciarvi andate a vedere i miei video di FK Storia e FK Breaking News perché sono sicuro che vi piaceranno. E qualora non vi piacciono scrivetemelo nei commenti, scrivetemi cosa non vi piace che cerco di migliorarmi. E quindi per oggi è concluso e ci vediamo alla prossima, ciao!